Questa sera a Pole Position parleremo del settore alimentare, in particolare quello dolciario. Qui con noi per parlarci do il benvenuto al signor Federico Fulgoni, amministratore delegato di Nut Cao di Canove di Govone, in provincia di Cuneo. Grazie e benvenuto. Grazie a lei. Buonasera. Allora, partiamo dalla storia di questa azienda. Quando nasce e qual era l'obiettivo inizialmente? L'azienda nasce circa una quarantina di anni fa da un imprenditore privato che aveva avuto l'intuizione di iniziare a produrre appunto queste creme spalmabili, che sono anche il nostro core business per la grande distribuzione e chiaramente per l'industria. Un'azienda che si è evoluta molto nel corso degli anni, ormai faremo il prossimo anno i nostri primi 40 anni di storia. Tanti auguri allora. Grazie, festeggeremo, siete invitati. Ed ha avuto però un forte sviluppo nell'ultimo decennio, grazie poi alla crescita del settore in cui noi operiamo. Ecco, tanto che siete arrivati a lavorare sia in Italia che all'estero. Diciamo che oggi l'azienda, che nasce chiaramente come azienda prettamente italiana, ha avuto negli ultimi anni un fortissimo sviluppo, prevalentemente estero. Quindi oggi operiamo in tanti mercati, 80 mercati nel mondo, e con un discreto successo in tutti i mercati in cui operiamo. Qual è il vostro core business e la vostra clientela di riferimento? Il core business è la produzione di creme spalmabili per il settore prevalentemente retail, quindi grande distribuzione, per tutto il settore industria e quello che è il food service, oltre alla produzione di cioccolato. Sono prodotti chiaramente che hanno un'estensione molto importante. Il settore dolciario, soprattutto quello delle spalmabili, è un settore che ha preso negli ultimi anni una forte accelerazione con un consenso molto importante da parte dei consumatori. Quindi è un settore che ci sta premiando e in questo senso speriamo di continuare ancora per tanti anni. Ma sì, certo. E il vostro cliente tipo invece qual è? Diciamo che abbiamo tre macro aree con le quali lavoriamo, tre macro canali di vendita. Sicuramente la grande distribuzione organizzata, sia in Italia che all'estero, sono un canale molto importante per noi. Tenga conto che Nut Cao è un'azienda che produce fondamentalmente conto terzi e quindi noi produciamo a marchio del retailer piuttosto che del distributore. Quindi tutto il mondo retail, grande distribuzione, il mondo industria, quindi chi utilizza poi questi prodotti come semi lavorato per fare un proprio prodotto finito, e il canale food service, che sono tutto il mondo pasticcerie, gelaterie, piuttosto che tutto il mondo dolciario che utilizza appunto creme e cioccolati. Ecco, so che offrite anche diversi servizi, quali sono? Diciamo che oggi i servizi per noi vuol dire poter dare una forte impronta e una forte personalizzazione a ciascuno dei prodotti che forniamo ai nostri clienti. L'azienda nasce proprio con questo principio, lavorando conto terzi, ma non è semplicemente un'attività di riempimento di prodotti semplice. È un'azienda molto evoluta, è un'azienda che oggi studia un prodotto, ne studia i packaging, ne studia le soluzioni di logistica e offre fondamentalmente ai clienti un pacchetto finito. Quindi noi amiamo dire che è un co-packer evoluto, che è simile a un'azienda di marca, ma non avendo poi una marca propria. Ecco, quali sono i vostri punti di forza? Punti di forza arrivano un po' dai principi del fondatore, quindi noi lavoriamo chiaramente ingredienti di alta qualità a partire dalle nocciole, che sono una delle materie prime principali, che fanno un po' la storia dell'azienda, quindi prodotti naturali derivanti da agricoltura certificata e sempre di più in questa direzione. Tutti gli ingredienti che utilizziamo sono ingredienti che provengono da fonti certificate e sostenibili. Oggi la richiesta del mercato va molto in questo senso e crediamo che questo sia il nostro valore aggiunto, perché pensiamo che il prodotto che facciamo è mediamente di qualità elevata e dico migliore della media del mercato. Quest'ultimo periodo è stato molto importante per voi dal punto di vista dell'evoluzione imprenditoriale, perché? Ci siamo lanciati in un programma di crescita importante, che ha un obiettivo che non è semplicemente la crescita a livello di fatturato, ma è una crescita che è votata al prodotto di qualità e all'innovazione e alla differenziazione di prodotto. Tant'è vero che abbiamo finalizzato da pochi giorni due acquisizioni
interessanti, una che riguarda un'acquisizione in Belgio, quindi legata al mondo storico del cioccolato belga, e l'altra un'acquisizione molto importante fatta a Bronte, quindi sulle pendici dell'Etna, che di questa azienda che è specializzata nella produzione di pistacchio. Ecco, dopo queste due acquisizioni molto recenti, quali sono invece le innovazioni che avete apportato negli ultimi anni? Diciamo che l'innovazione è dettata per noi chiaramente da un lato dai clienti che richiedono sempre di più una differenziazione di prodotto in un settore che per tanti anni ha ruotato attorno a prodotti piuttosto storici e classici. Oggi il settore si sta evolvendo molto, i prodotti, soprattutto il mondo delle creme spalmabili, richiede molta innovazione e un innalzamento della qualità di prodotto, quindi noi di conseguenza ci adeguiamo e tenete conto che abbiamo circa 1000 ricettazioni differenti, e ciascuna propria di ciascun cliente, quindi cerchiamo sempre di trovare quel piccolo dettaglio che differenzia un prodotto dall'altro. Ecco, a proposito di dettagli, quali sono i vostri mercati di riferimento e i progetti futuri al quale puntate? Beh, oggi l'azienda opera su 80 mercati in tutto il mondo, con una presenza chiaramente predominante nei paesi nei quali c'è un maggior consumo di questi prodotti, che sono i paesi del centro Europa e gli Stati Uniti, dove abbiamo uno stabilimento di produzione. Quindi questi sono i mercati principali nei quali lavoriamo, e con alterne fortune facciamo mercati esteri con delle caratteristiche molto particolari, dove noi siamo ad esempio leader di mercato in Brasile e in Australia, che sono due mercati che forse non ci si aspetterebbe di andare a servire. No, infatti. E per il futuro invece cosa vi ponete come obiettivi? Diciamo che oggi l'obiettivo a breve è sicuramente quello di riuscire ad integrare bene le nuove realtà nel nostro mondo. L'obiettivo futuro è sicuramente la crescita organica dell'azienda, che è quella che ha premiato poi il gruppo in questi ultimi anni, portandoci appunto con queste due acquisizioni a raggiungere un fatturato di circa 250 milioni, quindi inizia a essere un'azienda importante con 5 stabilimenti dislocati, 2 in Italia, quindi diciamo la nostra sede storica in Piemonte nella zona di Cuneo, l'acquisizione nuova a Bronte in Sicilia. Abbiamo uno stabilimento di trasformazione delle fave di cacao in Ghana, ad Accra. Abbiamo uno stabilimento di produzione di creme spalmabili a Butterboro in North Carolina. E l'ultima acquisizione in Belgio, appunto, vicino ad Anversa, dove si producono anche lì creme spalmabili e prodotti particolari, magari più vicini ai gusti nordici. E concludiamo con la vostra filosofia aziendale. Qual è? La nostra filosofia aziendale è e rimane quella di puntare su un prodotto di qualità alta. Pensiamo che ci sia un futuro molto importante, e i consumatori fortunatamente ce lo stanno confermando, di ricercare un prodotto che sia sostenibile chiaramente da un punto di vista economico, ma soprattutto che sia buono e con dei forti valori legati alla certificazione e alla tracciabilità delle materie prime che utilizziamo. Quindi questo è stato il nostro live motive per 40 anni e speriamo che lo sia anche per i prossimi 40. E allora buon lavoro, io saluto e ringrazio il signor Federico Fulgoni, amministratore delegato di Nutcau di Canove di Govone, provincia di Cuneo. Grazie. Grazie a voi. E voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese da scoprire insieme a Pole Position. Buonasera amici di Pole Position, la trasmissione che parla delle aziende in pole position, made in Italy, in Italia e nel resto del mondo. Questa sera con noi la C4B, Consulting for Business, abbiamo con noi la responsabile, direttore generale, mi scuso, Rossella Rizzo. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Lei, grazie. Buonasera. Buonasera. Benvenuta a Pole Position, parliamo di... in questo caso di direct marketing. Allora, parliamo subito, io sono felice che ci sia una donna in questa, di solito mi capita sempre di intervistare il CEO, quindi ho questa, molto contenta di questo incontro.
Allora, l'azienda nasce nel 2012, ci può raccontare meglio nello specifico, perché io so già che è un'azienda molto giovane, di giovani imprenditori, però ci dica lei meglio qual è la storia dell'azienda. Certo. Allora, l'azienda appunto nasce nel 2012, come lei stava dicendo, e nasce dal progetto di due giovani imprenditori che hanno una, direi, passione, oltre che una grande conoscenza, per il big data e il direct marketing. Da allora, in questi 10 anni, l'azienda è cresciuta, si è consolidata, e non solo da un punto di vista dei dati, dei numeri, ma anche proprio da un punto di vista dell'organizzazione interna e della strutturazione. Oggi siamo 40 dipendenti, una rete di consulenti che lavora stabilmente con noi, e siamo oltre i 5 milioni di fatturato e siamo organizzati in 4 business unit. Il vostro core business? Il nostro core business sostanzialmente è noi lavoriamo con grandi aziende leader nei settori retail. Mm-hmm. Significa che sono aziende che raggiungono sostanzialmente il consumatore finale con proprie campagne di direct marketing, per cui campagne di comunicazione e di vendita. E noi affianchiamo queste grandi aziende offrendo servizi a 360 gradi, per cui sono servizi che vanno dalla vendita di liste di clienti consensati, certo, che hanno certe caratteristiche di contattabilità, resa e quant'altro, ma vendiamo anche software che rendono appunto il più efficiente possibile il loro processo di vendita commerciale. Vendiamo servizi di consulenza e di formazione privacy. E inoltre facciamo anche sostanzialmente è un servizio mystery evoluto, scalabile e industrializzato che permette di tenere sotto controllo tutta la filiera commerciale. Filiera completa. E tutelate anche il consumatore finale. Esattamente. Invece durante il periodo della pandemia tutte le aziende hanno subito, no? Alcune hanno potenziato il loro fatturato, voi invece come siete riuscite a vivere durante la crisi pandemica? Beh, allora, sono stati innanzitutto sicuramente 2 anni molto particolari, molto strani anche per noi, e chiaramente ci siamo messi un po' in smart working, un po' come è successo a tutti. Mm-hmm. Però abbiamo reagito facendo leva su quella che è la nostra capacità di essere flessibili, e abbiamo lavorato sul cambiamento dei nostri prodotti. Per far fronte alle mutate esigenze ovviamente dei nostri clienti. Può fare un esempio? Sì, ad esempio abbiamo consentito ai nostri clienti di continuare le loro attività di intervento, ad esempio sugli impianti casalinghi, senza dover raggiungere le case degli italiani, per cui abbiamo ad esempio abbiamo tradotto nei sistemi il concetto del sopralluogo virtuale, mm-hmm. abbiamo integrato una barra telefonica sui CRM dei clienti, di modo che le loro azioni di vendita sui canali fisici potessero diventare azioni di vendita sul canale telefonico. Abbiamo lavorato ovviamente su processi di formazione online, insomma abbiamo lavorato sul prodotto sul comunque, prodotto. Abbiamo molto fatto importante. Evolvere il prodotto. Molto importante questo. Invece per quello che riguarda i vostri competitor e qual è i vostri progetti futuri? Sì, rispetto ai competitor pensiamo di avere un plus, perché mm-hmm. riusciamo a porci nei confronti del mercato e dei nostri clienti non solo in una posizione tale da cercare di far ottimizzare le loro campagne di vendita, ma cerchiamo di tutelare anche quello che è il diritto del consumatore finale. Nel nostro settore diciamo che la normativa privacy è una normativa di riferimento, per cui noi cerchiamo appunto di fare il successo della campagna di vendita, ma al contempo anche tutelare il consumatore finale, per cui siamo un interlocutore unico in questi servizi che apparentemente appaiono contrastanti, per cui questo crediamo ci differenzi rispetto alla concorrenza. Per quanto riguarda invece i progetti futuri, riteniamo di voler consolidare il nostro portafoglio, che è già piuttosto ampio e importante, lavorando sempre in termini di innovazione sul prodotto, però vorremmo differenziare anche la vendita non solo al large account, dove siamo già presenti mm-hmm. in maniera importante, vorremmo differenziarlo anche alle PMI, per cui su un segmento di clientela più piccola
magari cercando anche partnership con altri attori del mercato, di modo da sfruttare sinergie di una rete commerciale comune o comunque in qualche modo sinergica. Ecco. Io la ringrazio, ringrazio veramente lei. Di cuore per avermi spiegato e averci spiegato al pubblico di Pole Position la vostra impresa, la vostra azienda, la C4B, direttore generale Rossella Rizzo. Grazie mille essere stata con noi questa sera. Voi amici di Pole Position rimanete sempre qui incollati, perché ci sono tantissime altre storie sempre in Pole Position che saranno raccontate